Vittorio è con noi e questo è il mio turno, lo ringrazio per la sua presenza. Io sono Marinella Carosso, ho preso servizio in Bicocca da poco, vengo dalla Francia e mi occupo di beni culturali e antropologici. E tra i miei progetti recenti ce n'è uno finanziato dalla Regione Lombardia che porta sul registro delle eredità immateriali della Lombardia. Il mio progetto a cui fanno parte 4 ricercatori, ma c'è anche un mio specifico progetto che porta sui saperi artigianali dei mestieri della moda a Milano. Interesse per i beni culturali antropologici è di tipo partecipato, nel senso che non solo io ricercatore mi interesso ai loro saperi, ma i ricamatori lavorano con me e partecipano alle mie conferenze. La signorina Susanna Melamed è una giovane ricamatrice che ha un percorso molto interessante. Non è l'artigiano come si immaginava, nostalgico di una volta. Susanna Melamed ha fatto il liceo classico, non conosceva il mestiere di ricamatori per niente, ha visto un film sulle ricamatrici parigine, ne è rimasta affascinata, ha cercato su internet gli indirizzi dei ricamatori a Parigi ed è andata a Parigi a fare una lezione. Il ciclo di lezioni. Ritornata a Milano ha mandato il suo curriculum all'unico laboratorio di ricamo moda Pino Grasso e per 6 mesi ha lavorato gratis. Io quando ho fatto le mie ricerche le avevo chiesto di scrivere su un pannello i suoi desideri. Lei ha scritto: desidero essere assunta. E ho preso da poco che è stata effettivamente assunta. Penso che il mio intervento è mezzo intervento di ricerca e in parte performance, in quanto bisognerebbe chiedere e dare la parola anche a Susanna e dire cosa sta facendo. Sto lavorando. Sta lavorando? Dai.